Eravamo quattro amici al VAR per vedere dei rigori finti. Eravamo quattro amici al VAR per vedere l'Inter vincere sempre. Eravamo quattro amici al VAR. La 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 la. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao carissimo. Mio Ludovico, quando ho fatto questa sigla che è appena andata in onda, non avrei mai pensato fosse così profetica, no? Eravamo quattro amici al VAR per vedere dei rigori finti, eravamo quattro amici al VAR per vedere l'Inter vincere sempre. È vero che l'Inter ha pareggiato, però hanno pareggiato tutte a parte la Lazio, però effettivamente, insomma, l'Inter che si merita lo scudetto e finalmente potrà festeggiare la stella di cartone, la seconda stella di cartone. Perché sì, perché gli scudetti sono 19, non sono 20, che ne dicano gli interisti. Non credevo che sarebbe stata così profetica. Ma oggi, signori belli, Ludovico lo sa già, ma se avete letto il titolo e avete visto la cover, lo avrete intuito, oggi noi non parliamo di Allegri. Oggi noi proviamo in un esperimento... Sì. Fate conto che io sia Marty McFly invecchiato e Ludovico sia Doc di Ritorno al Futuro, no? Noi ci proiettiamo avanti di qualche mese, no? E parleremo di quello che ci aspettiamo o ci aspetteremmo, lasciatemi usare il condizionale, dalla Juventus di Thiago Motta, perché insomma, se non viene Thiago Motta vuol dire che tutte le notizie che stanno confluendo verso l'arrivo di Thiago Motta sono una montatura, ma non è possibile perché almeno 500 persone addette ai lavori, non cazzari, dicono tutte che arriva Thiago Motta. Tra l'altro, i miei amici, Ludovico, Francesco, voi non lo potete sapere, qualche settimana fa uno mi chiese, non, in particolare mi pare che fosse Salvatore, ma è vero che Felipe Anderson viene alla Juventus? Io gli risposi, Felipe Anderson va via dalla Lazio, ma che venga alla Juventus è tutto da vedere. Infatti, è vero, Ludo. Dove è andato? Anderson è andato, mi sembrava troppo una roba troppo strana, perché cioè, si parla di una Juventus giovane, no? Prendere un allenatore che valorizza i giovani, che è appunto Thiago Motta, così entriamo nel mood dell'argomento, e prende uno di 30 anni, bravo, perché bravo Felipe Anderson, però abbiamo già Chiesa lì, abbiamo Ildiz da lanciare lì, cioè non è che puoi continuare a mettere Chiesa in panchina o riserva, perché se Allegri va via, anzi togliamo se Allegri va via, quando Allegri andrà via Chiesa sarà felicissimo e sicuramente, ragazzi, Chiesa l'ha detto chiaramente, io vorrei giocare nel mio ruolo, cioè voglio dire. Anche Vlahovic ha detto... No, ma è un bidone. Io. Ludovico è un bidone, Vlahovic, capito? È un bidone. È un bidone però che senza i suoi gol saremmo noni o decimi in campionato. Senza i suoi gol. Andatele a controllare i gol da tre punti che ha fatto Vlahovic. Partite che erano 0-0, 1-1 o stavano perdendo, lui li ha trasformati in un punto o in tre punti. Quindi fate i vostri conti prima di dare il brocco a Vlahovic. Certo è che con quello che abbiamo adesso probabilmente sembrerebbe brocco anche Cristiano Ronaldo, o Messi, o Mbappé, o chi vuoi. Infatti dire. Se n'è andato, è scappato via subito. E vanno via tutti, ma lui è santo Max Allegri. Allora, Ludo, il nostro futuro tecnico, o plausibile futuro tecnico, manteniamo sempre una percentuale di dubbio, perché sai che hai visto, no, nel calciomercato davano per... Donnarumma era fatta, ti assicuro che Donnarumma la Juve era fatta. Poi è intervenuta Lemiro che ha rilanciato, sia Donnarumma che Raiola, che era ancora in vita, hanno detto aspetta un attimo, ma che qua si raggranellano più soldi, e Donnarumma della notte è scappato a Parigi. Witzel era in sede che stava aspettando il fax dallo Zenit con Marotta, ve lo ricorderete tutti, Sì. Il fax non è arrivato perché all'ultimo istante il tecnico dello Zenit si è messo di traverso, non ha voluto cedere Witzel, e Witzel non è mai venuto alla Juventus, non che noi abbiamo pianto perché non sia venuto, però insomma, per dire che purtroppo il mercato non si può mai dare il 100%. No. Però io mi sento, per le mie info che ho riferito ovviamente ai miei amici, vedete, non so cosa sia, ma comunque mi piace, ogni tanto succede, e per le mie info Thiago Motta sarà il prossimo allenatore della Juventus. Thiago Motta, caro Ludo, gioca con il 4-2-3-1
che può diventare anche un 4-3-3 all'occorrenza, sì, a seconda di come vengono schierati i giocatori. Sì. Quindi centrocampo a due. Quindi io immagino, poi ti lascio parlare a te, che Thiago Motta pretenda almeno un centrocampista di grande qualità, se va via Rabiot anche un altro, perché non credo che Thiago Motta metta in campo McKennie e Locatelli a fare due di centrocampo, perché le perdiamo tutte se giochiamo con Locatelli McKennie. Esatto. Per cui, prima di andare nel dettaglio tattico, mi dici cosa speri e cosa ti aspetti di differente, ovviamente, ma è ovvio, questo è scontato, dall'arrivo di Thiago Motta sulla panchina della Juventus. Che cos'è che ti vorresti? Ma intanto non è una persona che non dice che il calcio è una cosa semplice, no? E anzi, esatto, ha fatto delle conferenze anche all'Università di Bologna, dove io sono laureato, e lo dico per anche questa ragione affettiva, sulla capacità di adattarsi anche in corso di partita a distinte filosofie di gioco, no? Da quella posizionale, che sarebbe un po' la Sacchi, a quella, diciamo, relazionale, quindi più che aggressiva, pressing. Quindi la capacità di adattarsi e di sapere nel corso di una stessa partita di poter cambiare il modo, quindi al 4-3-1 esattamente, al 4-3-3. E quindi già questa cosa qua insomma ci fa ben sperare, almeno una persona che vedi che ha un certo criterio, d'accordo? Almeno prima. E quindi mi immagino, come dici tu, che rinforzerà il centrocampo, nel senso, come qualità e come quantità. Due centrocampisti, io credo che uno deve essere, diciamo così, più alla Pirlo, per fare degli esempi, perché si capiscono più, in modo più chiaro. Uno più creativo, estroverso, e, no? Con delle idee come Pirlo, e uno più di contenimento alla Forino, per intenderci, no? Perché è necessario, no? Uno che compra e uno che crei. E ovviamente mi aspetto che rilanci i giovani, perché ne abbiamo di buoni e abbiamo fatto la Next Generation per questo, per cui non vedo il motivo per cui bisogna farli aspettare che diventino vecchi per farli esordire o che si stufino. E quindi mi aspetto, ovviamente, i giovani, quindi penso tutto a Ildiz, spero che rientri su lei. Se non viene sacrificato per motivi di mercato, però insomma, già che abbiamo uno forte, che rientri su Huijsen. Rientri Huijsen della Roma, cioè che venga fatto giocare Nicolussi Caviglia, che secondo me è uno che potrebbe dare il suo apporto, ovviamente, che venga finalmente rivalutato e messo in condizioni di giocare per quello che sa Federico Chiesa. Io ritengo, esatto, penso che siamo d'accordo su questo, uno dei più forti che abbiamo, dei giocatori, esatto, più dotati. Ildiz, ovviamente, spazio a Ildiz, e poi che finalmente Vlahovic, che secondo me... Ma allora non abbiamo tutti sti brocchi. Ma allora, non abbiamo brocchi, cioè... Sentendoti parlare, dico, ma allora, ma dove sono tutte sta rosa scarsa? Scarsi sono quelli che sostengono che la rosa è scarsa, perché siccome non ammettono di aver sbagliato giudizio su Allegri e non hanno il coraggio, o meglio, non hanno le palle di dire ho sbagliato, perché sono come Fonzi, Ludovico. Allora, la sindrome di Fonzi. Non lo dicono, no? Io c'ho ragione. La rosa della Juve non è scarsa. Apro una parentesi, ecco, lo dico perché molti di quelli che ci ascolteranno forse lo sanno che è Fonzi. Ecco, sappiate che il signor Montagna, tra le altre cose, è un cultore collezionista, e essere collezionisti è anche quello un lavoro, di tutte queste, diciamo così, ricordi, produzioni, non tutti purtroppo sanno che è Fonzi, ecco, anche mantenere vivo il ricordo non è un male. Chiuso la parentesi. Quattro stagioni meravigliose.
Happy Days, cresciuti con Happy Days, siamo la generazione dei Happy Days. E quindi, no, no, l'hai detto molto bene. Tu, per esempio, volevo dire Vlahovic, finire con Vlahovic, finalmente dargli l'opportunità veramente di crescere, perché secondo me Vlahovic è ancora un po' inespresso, tutte le potenzialità che ha, secondo me. Potrebbe fare meglio, per esempio, non sbagliare il gol, purtroppo, ha sbagliato, sarebbe stupido non riconoscere, no? Ha sbagliato il gol domenica e potevamo vincere. Però, sai, è un'occasione sola, durante la partita, se la sbagli, ha più risonanza. Dare la possibilità di completare la sua crescita, avremo uno squadrone. I due gioca con le due ali, no? Thiago Motta. Cambiasso, abbiamo Chiesa, ma al limite abbiamo anche Weah. Al limite. Sì, non lo so, io credo che la rosa ce l'abbiamo. Io credo che la rosa poi arrivano due o tre giocatori forti, perché allora Calafiori pare che sia già ci sia già d'accordo, perché anche se il Bologna nicchia, ma c'è già d'accordo, perché lui ha chiesto Calafiori, Ferguson e Zizke per portare alla Juve. Io credo che Zizke non lo prenderemo, perché se tu prendi Zizke in qualche maniera devi sacrificare uno fra Chiesa e Vlahovic, e quindi io non credo proprio. Quindi credo che Zizke, scordatevelo, chi vuole Zizke lo vedrà in un'altra squadra. Che potrebbe anche essere magari una squadra a noi rivale, perché magari se Conte va al Napoli al posto di Osimhen chiede Zizke, per esempio, non so se mi spiego, siccome becca un sacco di soldi De Laurentiis dalla cessione di Osimhen, perché becca 65-60-70 milioni mi pare, sai, ci stanno i soldi per prendere Zizke, quindi può darsi che lo vedremo con la maglia del Napoli. Ma io, Ludovico, poi ti faccio andare avanti. Io ho molta fiducia nel tecnico qua. Cioè, questo uomo qua sta portando il Bologna in Champions League. E se ad agosto qualcuno avesse detto, secondo te cosa arriva il Bologna? Io sfido anche un tifoso accanito del Bologna, un ultras del Bologna, ad agosto a rispondermi nelle prime quattro. Nessuno mi avrebbe detto nelle prime quattro. Puntiamo a salvarci, mi avrebbe risposto. Con largo anticipo, perché con Thiago Motta sì, ti salvi con largo anticipo. Questo qua sta facendo dei miracoli. Adesso tutti parlano di Calafiori, parlano di Ferguson, parlano di Zizke, parlano di Orsolini. Ragazzi, Orsolini era nostro. A proposito, Ludovico, ma com'è sta storia che noi abbiamo fatto una plusvalenza fittizia con Orsolini? Che Orsolini è fortissimo. Com'è sta storia? Non lo so. Chiedo la gravina, chi ne è? No, lo dobbiamo chiedere a quelli della Prisma, che sono andati a guardare Transfermarkt. Hai capito? Sono andati a guardare. Quando è che lo chiudono sto sito del cazzo? Questo sito di merda di Transfermarkt, ma quando è che lo chiudono? Che è la rovina del calcio italiano, del calcio. Quattro deficienti che non si sa chi sono, perché non si sa chi gestisce questo sito, che è diventato il punto di riferimento per il mercato. Ma stiamo scherzando. Sì. Non c'è mai stato, prima dell'avvento di internet, un vademecum dei valori dei giocatori. Era la domanda e l'offerta, come sempre è stato nella vita e nel calcio. Adesso c'è sto sito di merda, scusate il francesismo, vale, perché c'è scritto su Transfer. Ragazzi, ma non è mica FIFA, Non è mica Pro Evolution Soccer, il calcio, ok? Ma se non ti chiedo... Lo mantengono un po' lì come specchio per le allodole, secondo me. Ma sì, ma se io ti chiedo 100 milioni per un giocatore, tu me li dai, sono cazzi tuoi, ce ne vale 10. Se io ti chiedo 100 milioni, ok, se tu mi vendi uno forte a 10.000 euro, io me lo prendo, ma che ragionamenti sono? Barzagli, l'abbiamo pagato 600.000 euro. Se guardavano su Transfermarkt, secondo voi costava 600.000 euro Barzagli? Ma dai, ma di cosa stiamo parlando? Di cosa? Di aria fritta? Io queste cose non le sopporto. Io non le sopporto queste cose, perché queste sono cose da bimbi minchia, perché se mi viene sotto il canale un bambino a dirmi su FIFA vale 92, come fai a dire che è scarso? Cioè, FIFA vale 92, che non si chiama più FIFA, ma si chiama FC adesso, no? Che è anche un nome di merda, tra l'altro. No, ma FIFA, che cazzo vuol dire FIFA? Che cazzo vuol dire? A proposito di FIFA, non ti ha fatto impressione vedere Infantino esultare al gol dell'Inter? Presidente della FIFA? Guarda, ormai non mi stupisco più di nulla. Beh, si rumoreggiava già che fosse, diciamo così, simpatie per l'Inter come gradina, per cui non mi stupisco. Non mi viene neanche rabbia, perché immagino che ogni persona abbia la sua squadra del cuore. Mi dà rabbia se effettivamente questo si traducesse in molti favori e per l'Inter
e favori per altre squadre. Lo vedremo presto, Ludovico, perché a giugno dell'anno prossimo, il 25, se l'Inter sarà nel girone col Burkina Faso, con lo Zulumbu Bumbu e il Jimbi Bimbi, no? Probabilmente non sarà un sorteggio casuale, sarà pilotato. Magari noi invece saremo col Barcellona, col River Plate, non so, e magari col Miami Inter, no? Giusto così, così la parola Inter ci fa girare i maroni. Ah. Non so se... Hai capito? La squadra di Messi. Ecco, bravissimo, bravo, bravo. Per cui, capisci quello che voglio dire? Cioè, che mi fa molto paura vedere, più che altro, vedere la russa allo stadio, perché a me la russa non è un tipo che non mi è mai piaciuto. È mi spiace dirlo, ma... per carità, ognuno ha le sue idee, ma proprio mi ha sempre mi ha sempre spaventato per vari motivi. Anche per io e la Russia non abbiamo niente in comune a parte una cosa, che è l'amore per gli indiani d'America, perché sai, io sono una passione. Sì, perché hai fratelli che hanno i nomi, no? Al figlio che si chiama Geronimo. Il figlio. Per cui è una cultura che io amo tantissimo, sono nato nei luoghi in cui loro hanno vissuto e sono spettacolari, per cui, però ripeto Ludovico, tornando a noi, secondo per concludere la questione dei giocatori che verrebbero, io mi auguro no, che Calafiori e gli altri che ci sono, Ferguson, gli altri che ci sono, se mi auguro che se vengano funzionino alla causa, non sono molto a caso specifico, non sono molto fiducioso, sono molto cauto anch'io perché funzionano molto bene a Bologna, funzionano molto bene nel Bologna attuale, bisogna avere la controprova. Io sinceramente ti dico la verità, con Bremer Bremer e Gatti sono già molto contento. Certo è che se partecipiamo, cosa quest'anno non abbiamo fatto, e l'anno scorso praticamente nemmeno, oltre al campionato anche alle coppe, certo che la rosa deve essere più ovvio, devi avere almeno una rosa di 30, perché tu l'anno prossimo, se tutto va bene, hai campionato, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Coppa dei Campioni e Mondiale per Club. Più di 60 partite se non vai avanti in Champions League, perché se vai avanti in Champions League sono anche di più, se ti fermi agli ottavi, perché la Coppa dei Campioni fai 8 partite, ok, va bene, e non più 6. Poi se non arrivi nelle ultime 8 del tabellone unico, che sarebbe proprio una roba da Cenerentola, no, giusto, fai i playoff con quelle che sono arrivate dal 9° posto al 16°, con quelle dal 17° al 24°, dopodiché se passi il turno vai agli ottavi, quindi fai 8 più 2, 10, 10 più gli ottavi, 12, come minimo se tu fai il tuo compitino, fai 12 partite, cioè il doppio esatto di quello che si facevano prima, con più soldi, con più market pool, magari nel frattempo si sono perse per strada altre squadre italiane, perché ce ne saranno minimo 5 in Champions League. Poi c'è la Supercoppa Italiana, 2 partite se tutto va bene, se tu vai in finale, anche se noi probabilmente incontreremo l'Inter, no? Se non vinciamo la Coppa Italia incontreremo l'Inter, se andiamo in finale. Se vinciamo la Coppa Italia incontriamo il Milan, quindi non è che sia facile la partita da fare. Sì, una gran partita comunque, dai. Insomma, comunque, cambierà radicalmente il modo di concepire il calcio e finalmente avremo però, mi auguro, un tecnico con delle idee, perché a noi... Non è che manchi la giocata sontuosa, il giocatore funambolo. A noi manca di vedere una partita dove ci possiamo divertire anche se dovessimo pareggiare o perdere. E succede nel calcio. Certo, perdi, certo. Pareggi, però la tua squadra non meritava di perdere oppure meritava di vincere, ma purtroppo... Certo. Però non è possibile che noi abbiamo dei giocatori che buttano via il pallone. Non ci sono altre definizioni. Abbiamo giocatori che buttano, ma non perché sono scarsi. Ma com'è che improvvisamente sono diventati scarsi? Dai! Com'è che sono diventati tutti scarsi? Perché non sanno cosa fare col pallone. Perché non c'è uno spartito.
suonano ad cazzo. È come se io prendessi un flauto che non ho mai suonato in vita mia, e uscisse una melodia incredibile, strimpello, uno schifo inenarrabile farei. Cioè invece magari studio, ok, mi applico, imparo le note, mi faccio insegnare, magari qualcosina di decente tiro fuori. Ma qui siamo veramente alla negazione del calcio. Io credo che il tecnico che viene in panchina adesso è la negazione del calcio per tanti motivi che noi non conosciamo. Non si è aggiornato, è svogliato, ha una concezione semplicemente del calcio, perché l'ha detto lui. Sì, non ha nessuna esperienza nazionale, internazionale, neanche come giocatore. Tiago Motta, come sai, viene dalle giovanili, lui è brasiliano, ma viene dalle giovanili del Barcellona, quindi ha studiato calcio come giocatore alla scuola di Cruyff, perché Cruyff fino praticamente a metà degli anni 90, a principio degli anni 90, lui era il capo di tutta, avevano già le giovanili, no? Perché in Spagna come c'era già l'Alex, cioè ogni grande squadra ha la squadra B, la famosa cantera, esatto. E poi ha giocato con Rijkaard, ha vinto la Champions con Rijkaard, insomma ha viaggiato, poi si è fatto male. Ha vinto la Champions anche con l'Inter, se non sbaglio. Ha vinto con l'Inter, esattamente. Però poi è andato a giocare nel San Germain al Parigi, che è la Juve francese, perché non mi e poi ha iniziato a allenare la giovanili del Paris Saint Germain. Guarda che non ho gufato, io tengo per il Barça, lo sai, stasera, no? Perché magari molte se per caso il Paris Saint Germain elimina il Barcellona, c'è uno che si diverte. Allora ascoltami, ti dico questa che la voglio raccontare perché è bellissima, no? Sto rincoglionito qua. Allora, siccome io ho fatto un video su Klopp, no? Che penso che sia il sogno di quasi tutti gli juventini. Io sicuro. Appena fatto il mio video, no? Nel trittico degli allenatori papabili per la Juventus, che mi piacerebbe venissero, ho messo Conte, Zidane e Klopp, no? Dicendo perché non volevo Conte, dicendo perché voglio Klopp e che invece mi perplime Zidane. Siccome il giorno dopo che ho parlato di Klopp, Klopp ha perso contro l'Atalanta, mi ha detto che sono un menagramo. Io ho fatto le faccine che ridevano. Siccome domenica ha perso in casa col Crystal Palace in Liverpool, è tornato a scrivermi che sono un menagramo ancora. Allora gli ho detto, sai cosa ti dico, amico mio? Ma vattela a pigliare al culo, in romanesco, perché lui è della Roma. No? E l'ho bannato perché, cioè, ti pare che io posso portare sfiga a uno come Klopp, che ha vinto di tutto e di più ed è un grandissimo allenatore? Purtroppo c'è un sacco di gente, no, ma c'è un sacco di gente ignorante nei social e quando ci si espone, lo capisco, quando ci si espone con un canale YouTube come il mio, purtroppo mi devo scoprire anche gli ignoranti. Certo. Però per dirti che io adesso la sparo grossa. La sparo grossa. E per quello che spero che venga veramente, con tutto il cuore, venga la Juventus. Secondo me noi, se Thiago Motta verrà la Juventus, usiamo sempre il se, no? Perché non si sa mai nella vita, noi stiamo per ingaggiare il nuovo Guardiola. Ma speriamo. Guarda cosa ti dico. Ha le caratteristiche. Sì, perché a differenza di Pirlo, che ce l'avamo augurato, no, però all'epoca, se ti ricordi, ci siamo augurati che potesse essere... Non aveva mai allenato. Questo ha fatto bene allo Spezia, ha fatto bene al Genoa, ha fatto strabene al Bologna, dai. E dall'anno scorso... come giocatore, ha giocato sempre in Italia, grandissimi livelli, per amore di Dio, Pino, adesso non voglio dire. La differenza con Thiago Motta è che lui ha giocato in altri campionati, non di seconda fascia, giocato in Spagna e in Francia. Ha una visione del calcio moderna, Thiago Motta. Io ho un amico che mi ha fatto conoscere il mio cugino Corrado di Bologna. Io ho dei cugini, perché uno dei fratelli di mio nonno è andato a vivere a Bologna, ha sposato una bolognese, una donna fantastica, purtroppo non ci sono più, sono tutti e due morti, però avevano un figlio che è più o meno alla mia età, qualche annetto più di me, no? E mi ha fatto conoscere un carissimo amico che è tifoso della Juventus, però lui, vivendo a Bologna, essendo di Bologna, ha l'abbonamento al Bologna, un po' come mio papà e mio fratello, che erano juventini, ma andavano a vedere il Parma. È ovvio, io non ci vado perché sinceramente mi annoio, però a vedere Parma-Juve ci vado, per esempio, no? Ci sono sempre andato.
insomma, parlando con lui, ci sentiamo ogni tanto così, perché essendo juventino ed essendo tifoso del Bologna, quest'anno era l'occasione perfetta per poter parlare con lui di calcio. E mi ha detto che Guardiola, scusami, vedi il lapsus freudiano, mi ha detto che Thiago Motta, lui conosce qualcuno nell'ambiente, è di un pignolo a livelli come Conte, ma non è uno che ti rompe i coglioni come Conte. Quindi secondo me prendere uno come Thiago Motta, e stavolta, badate bene amici che ci state guardando, badate bene, stavolta non gli dà la squadra fatta Giuntoli a Thiago Motta, la fa con Thiago Motta la squadra, perché stanno già parlando dei giocatori da prendere. Il fatto che non venga Felipe Anderson alla Juventus è un indizio ancora più forte che Thiago Motta viene alla Juve, perché Thiago Motta di Felipe Anderson non sapeva cosa farsene. Felipe Anderson era una richiesta di Allegri, lo voleva Allegri per imbarcare Chiesa. Guardate un po' che cosa voleva fare Allegri, ok? E con tutto rispetto a Felipe Anderson. No, e poi io mi auguro anche, per esempio, oggi tu vai, sono venuto al lavoro, no? C'è già la gente che va in giro con la maglia del Barcellona, no? Perché sentono. È bello, insomma, vivere le partite, no? Sai che oggi gioca, ti prepari, cosa che noi ci siamo già dimenticati, no? Il piacere di sapere che stasera giocherà la tua squadra. Ma è 2 anni, perché l'anno scorso, quando siamo andati in Europa League, vabbè, abbiamo detto dai, però magari la vinciamo. È riuscito a farsi buttare fuori da schifo anche l'anno scorso, con le sue teorie del cazzo di non prendere gol. Ha rotto i coglioni che lui tutte le volte che va in trasferta gioca per fare 0-0 e sistematicamente perde. Ma non è possibile, ma non se ne può più di uno così. Ma come fa? Ma io mi domando, che cosa hanno nel cervello quelli che difendono Allegri? Che cosa hanno nel cervello? Cioè, ma non si rendono conto che è una rovina per la Juventus uno così? La sindrome di Fonzi che dicevi prima. Io non dico che Thiago Motta verrà a Torino e ci farà vincere tutto. Magari non vincerà nulla, ma cavolo, ma secondo me darà un'impronta nuova al calcio della Juve. Almeno avremo delle idee. Cioè, è vero che con Sarri la Juve non faceva un calcio spumeggiante, ma aveva delle idee la Juventus, delle idee con Sarri. E poi lo ricordo, Sarri, pronti via, è arrivato, ha vinto lo scudetto, ha vinto. Ha avuto la sfortuna, a parte il cattivo rapporto con il giocatore, insomma, che si poteva anche, si sarebbe potuto anche sistemare, no? Perché secondo me lui poi è anche uno che, tutto sommato, avrebbe anche ceduto un po', no? Ma il problema è che l'eliminazione col Porto, mi pare che fosse, no? Che abbiamo perso. Quella è la fregata. Con Lione. Lì, proprio lì, è quella è stata la sua... Aveva appena vinto lo scudetto. Allora anche Marcello Lippi aveva vinto gli scudetti, poi ragazzi, Marcello Lippi... Scusa se dico questa cosa, io l'adoro, quindi posso dirla. Marcello Lippi è l'allenatore che ha perso più Champions League nella tutta la storia del calcio. Sì, però è vero, per nel ranking dei migliori allenatori che ha fatto una rivista... rivista... Perché c'è il double face, no? Ha anche vinto un mondiale per nazioni e ha vinto una Champions League e una Coppa Intercontinentale e una Supercoppa Europea. Ok, perfetto, triplete. Questo è vero triplete, lo dico agli interisti, scusate. Champions League, Supercoppa Europea e Coppa Intercontinentale. Questo è vero triplete. Però, perdere 3 finali quando eri più forte, perché eri più forte di tutte e tre le squadre con cui hai perso, Più forte. Guarda, il modo come offende, ecco. Però dai, che il modo abbiamo perso e il modo ancora mi offende, come direbbe Dante. Ma guardiamo avanti, dai, inutile che stiamo lì a... Ormai... No, però per dire che non è che noi aspettiamo Thiago Motta come il messia. No, certo. Allora, noi vogliamo uno come Thiago Motta, no? Se sarà lui al 99% sarà lui, che ci possa dare un po' di sollievo, va bene? Sì. Un po' di sollievo. Quando ci mettiamo davanti al TV o andiamo a vedere la partita rossa, perché veramente non se ne può più. Cioè, no. Vedere sempre in campo Kostic, Sandro, Miretti, Ken. Ma scusa, io mi domando, cosa vi passa per la testa uno che mette in campo Ken, che è un anno solare che non fa gol? L'ultimo gol l'ha fatto in aprile del 2023. Sembra quasi...
sembra quasi che l'abbia fatto per fare un dispetto ai giocatori e al pubblico, perché non si capisce, cioè, insomma, lì è una partita che dovevi attaccare fino alla fine e fare il gol, perché il Torino... Scusa, Vlahovic, il Torino era... A Frosinone e a Salerno, ha fatto gol sul finire. Esatto. Se lo toglieva, non faceva gol, se lo toglieva. Cioè, io uno come Vlahovic, se sta bene fisicamente, lo tengo in campo fino al 98esimo. Certo. Ma certo, non c'era nessun motivo di levarlo, nessun motivo, nessuno. No, perché punire per uno che sbaglia un gol è una roba che non sta né in cielo né in terra, non sta. Vabbè, ha preso un palo e ha sbagliato, d'accordo, un errore, però insomma, può succedere un attaccante che, no? Che prende un palo, insomma, non è... Ludo, nel mio piccolissimo, ho giocato a centravanti, sì. Tu lo sai, tu quando sei sicuro di fare gol e vai a botta sicura, non ci metti quella cattiveria che ci metteresti se tu hai paura di sbagliare. Lui è andato a colpo sicuro, la palla gli è girata verso l'esterno leggermente, e anziché andare dentro dritta, ha girato leggermente verso fuori e ha incocciato sul palo. Questa è sfiga, va bene? Non è che balordo, è sfiga, ok? Perché se l'avesse ciccata, ok, è sfiga. Poi sei innervosito perché l'occasione dopo è andata sotto il ginocchio di Milinkovic-Savic, anziché andare in porta è uscita. Quando vedi che due volte ti va male, poi lui purtroppo ha questo limite, lui si innervosisce, questo è vero. Dopo si è messo a sbagliare gli stop, si è messo a sbagliare gli appoggi e sei innervosito. Perché lui purtroppo... Ma per quello è lì che deve intervenire l'allenatore. No, ma non dicendogli calma, che non serve a un cazzo. No. Lo chiami nel cooling break, oppure quando c'è un'azione che si è fatto male qualcuno, lo chiami e dici, Dusan, tranquillo, la prossima palla che ti arriva, paf, la butti dentro, come faceva Trapattoni e come faceva Conte. Lo devi gasare un giocatore, lo devi gasare, non lo devi addormentare, lui addormenta i giocatori. Poi noi giochiamo un tempo, guarda, se con Thiago Motta la Juve gioca due tempi, io sono già contento se giochiamo due tempi. Ma che giochi almeno. E poi, per tornare al discorso di prima, che dice, non è... Ovviamente il sollievo, perché adesso ogni volta che gioca la Juve io già sto soffrendo, perché sai già che... È già una sofferenza, è una tragedia ogni volta, è una seduta dal dentista, no? Ogni volta. Io quando la Juventus era forte... Era un piacere, aspettare il giorno che giocava con ansia. Primo, secondo, mi mettevo davanti alla TV o andavo allo stadio, col concetto di tanto prima o poi un gol lo facciamo, va bene? Perfetto. Adesso è esattamente il contrario. Tanto adesso prima o poi un gol lo prendiamo. Cioè, ha fatto un bel... Poi le balle, buon Allegri, le deve andare a raccontare da qualcun'altra parte. Perché lui, quando è tornato, che l'hanno richiamato perché Pirlo non aveva vinto lo scudetto, perché Pirlo aveva vinto Supercoppa Italiana e Coppa Italia, quindi l'hanno silurato, va bene? Va bene, e ci aveva portato in Champions, eh? È vero, l'ultimo secondo, sì. Ma ci aveva portato in Champions. Sì. L'hanno silurato, perché la Juve deve vincere lo scudetto. È tornato, sono tornato, perché la Juve deve lottare per lo scudetto. Quando mai abbiamo lottato per lo scudetto in queste due stagioni? Mai! Perché una squadra che il 4 febbraio esce dalla lotta scudetto vuol dire che non è stata mai in lotta, perché lo dice lui che gli scudetti si vincono a marzo. L'ha detto lui che gli scudetti si vincono a marzo. Quindi. Ma comunque eravamo lì anche quest'anno, eravamo lì inanellando una serie di vittorie per rotto della cuffia, ti ricordi, insomma. Non eravamo orgogliosi, sapevamo che era una cosa che era molto dovuta molto alla fortuna, perché tutte partite vinte allo scadere, vinte con... La vittoria della Juventus, quando la Juventus ne vinceva tante, mi ricordano un film bellissimo che ho visto, una commedia, no? Non ricordo il titolo, americano, dove c'è questo giocatore di football americano, ascolta che ti racconto perché fa ridere, questo giocatore di football americano che non è un granché come giocatore, però lui... Quando gli arriva la palla, no? Tutti quanti cercano di fermarlo, lui inciampa, non cade mai,
va a sbattere contro uno, va a sbattere contro l'altro, gli fanno lo sgambetto, lui rimane in piedi per Mirallo, finché arriva a meta e segna. Cioè, abbiamo vinto di culo. Cioè, sei andata di culo, sei andata. Come Mr. Magoo che esce con la macchina, non ci vede una mazza, non fa neanche un incidente, no? Stessa cosa. Sempre per tornare agli anni 70, no? Beh, il Magoo è una chicca che pochi conosceranno, Mr. Magoo, purtroppo. Cercate, ragazzi, giovani, cercate YouTube Mr. Magoo, ecco. Cercatelo, vale la pena. Mr. Magoo. Per cui quando noi torniamo al gusto di quelle partite, di aspettare le partite... Guarda, avevo già festeggiato, non so se c'è ancora sul canale, non me lo ricordo, il mio primo video, tu non so se lo sai, non facevo lo youtuber juventino, facevo dei video così ogni tanto, no? Per passione, no? Perché il canale l'ho aperto a metà del 19, però poi in realtà il mio canale è nato di fatto nel 2020, durante la pandemia con voi. Nel 2019 feci un video che si intitolava Allegri Out, il primo video che feci sulla Juventus, che ero talmente contento dell'esonero. L'avevano esonerato dopo l'eliminazione con l'Ajax, ti ricordi? Va bene? Sì. Dopo c'è tutta la querela di Guardiola contro Guardiola, tutte queste cose qua. E fece un sacco di visual. Io festeggiai allora, ma non avrei mai pensato che a distanza di 5 anni, perché sono passati 5 anni, io sono pronto, ho già il soggetto e la sceneggiatura del video che farò quando ci sarà l'esonero ufficiale. Non so quando sarà, non lo so. Quando sarà? Un giorno non ci sarà, no? Un giorno non ci sarà più Allegri. Spero di esserci ancora io in vita. Plausibilmente sarà la ultima giornata di... Sarà il video fatto con più gioia, con più gaudio di tutta la mia storia di YouTuber. Perché non ne posso... Lo celebriamo come uno scudetto, eh? Lo celebriamo come uno scudetto. Ecco, non mi vergogno a dirlo, perché sicuramente qualcuno me lo verrà a rinfacciare. Adesso Allegri mi sta anche sulle palle proprio così, a livello epidermico. Sì, ho detto. Non è soltanto una cosa di calcio, mi sta proprio sulle palle. Fa delle conferenze stampa imbarazzanti, si innervosisce, è maleducato nelle risposte, non dà mai spiegazioni tecniche, dà sempre la colpa ai giocatori, non è mai colpa sua. Dice che è contento quando pareggia una partita inguardabile, dice che abbiamo guadagnato 2 punti sul Bologna perché il Bologna ha perso, ma delle robe che non stanno vicino all'interno. Ha detto l'ultima buttata che ha avuto, quella che gli hanno chiesto perché non provare a giocare col tridente, e lui ha detto che non è possibile sopportare un tridente, non può sperimentare, ma adesso che mancano poche giornate, cosa hai sperimentato? Ma cosa stai a fare? E soprattutto, cosa stai a fare tu lì? Perché ti pagano? Questo uomo qua è nato con la camicia, eh? È nato con la camicia perché fa una partita imbarazzante col Torino, perché ha fatto una partita imbarazzante, nel secondo tempo è stata una roba inguardabile, c'è andata bene che Lazzaro è resuscitato ma non ha fatto gol, perché se Lazzaro fa gol è finita, no? Questa qui è una situazione, ragazzi, che bisogna andare a 2000 anni fa, ve lo dico, a 2020 anni fa. Questa è più antica di Magoo, è più antica. Antichissima. No, stavo dicendo... Lui, sì, perdevamo, si poteva perfettamente perdere. E gli vanno a pareggiare tutte le rivali. Ha pareggiato l'Atalanta, ha pareggiato il Bologna. Lì, la Roma, non penso che nei 18 minuti che mancheranno andrà a far gol all'Udinese, perché mancano 18 minuti, la rifaranno il 25 aprile forse, no? Cioè, per cui, cioè, ma veramente, ragazzi, ma, cioè, questo c'ha un culo che... c'è più culo che anima, ma, questo qua. Senti, io sono contento per la Juve, c'è chiaro. No, certo. Io la Juve in Champions, ci mancherebbe a me, ragazzi, io stasera l'idea che mi posso vedere Paris Barcellona Paris Saint-Germain, e domani sera mi posso guardare City Real, e giovedì mi posso guardare Roma Milan, io sono contentissimo. Io mi faccio una scorpacciata perché a me piace il calcio, mi piace il calcio. Stasera so che vedrò una bella partita, domani sera so che vedrò una bella partita, e guarda cosa ti dico: Roma Milan, so che vedrò una bella partita, perché il Milan andrà là per vincere, non va là per fare 0-0, porca puttana. Io mi consolo, a parte di questa brutta stagione, di questo periodo brutto della Juve, pregustando due cose: la Juve che verrà, che immagino molto in modo quasi sicuro sarà senza Allegri, e quasi sicuramente con Thiago Motta, o comunque con un allenatore, diciamo, con idee. E poi mi piacerebbe anche seguire, se è vero che lo vogliono prendere
in Arabia, il nostro Al-Levi, io se gli do il quiz, voglio vedere come fa, come gioca con gli arabi. Hai visto quell'arabo lì? Quello con la frusta che... Hai visto la Supercoppa, l'Emiro che frusta il giocatore? Ci sarà da ridere, ragazzi, con Allegri in Arabia ci sarà da ridere, veramente. Però, in conclusione, che adesso ci salutiamo parlare un'ora, mi è arrivata una notizia, una chicca, non una notizia, una chicca, che mi ha stuzzicato non poco, che riguarda il Napoli. Stammi bene a sentire, Ludovico. Allora, De Laurentiis vuole a tutti i costi Conte, sì. Ok? Lo sai, no? Gli ha proposto un 8 più 2, 8 milioni più 2 di bonus. Si è abbassato l'ingaggio perché sa che non può più prendere i 14-15 che prendeva in giro per l'Europa. Sì. Perché poi vuole restare in Italia lui, no? Fatto sta che però Conte non ha ancora dato l'assenso. Cioè è ancora lì che sta, no? Tra coloro che sono sospesi. Non so se lo fa perché magari spera anche in una chiamata repentina della Juve, ma giunto li vuole. Thiago Motta sta discutendo con Thiago Motta e quindi non credo proprio che Conte verrà la Juve. Però Giovanni Manna è andato, va al Napoli, lo sai che è stato ufficialmente defenestrato, perché non è nello stadio, ne ha parlato Giunto, gli ha detto, lì vedi che si è esposto, vedi che lì ha detto, stiamo parlando, vedi, quando dice le cose ufficiali le dice, di Allegri non può parlare perché non può dire, lo esoneriamo. No. C'è la remota possibilità che siccome il Napoli ha preso molti gol quest'anno ed è andato in difficoltà, che Allegri possa essere il nuovo allenatore del Napoli se Conte non va al Napoli. E io sarei felicissimo. Guarda. Io sarei felicissimo. Io tifo Allegri al Napoli. Non succederà, ma se dovesse succedere che Conte dice di no e virano su Allegri, io sarò l'uomo più felice del mondo, perché voglio vedere gli allegriani dopo, se fa cagare al Napoli, che continuano a dire tutti che il Napoli è una rosa superiore alla Juve, perché lo stanno dicendo da 2 anni, ok, che la rosa del Napoli è più forte, c'è la veglia, vabbè, a posto di Osimhen prenderanno un altro fore, vediamo poi se fa schifo al Napoli, cosa diranno gli allegriani. Quanto durerà? Perché De Laurentiis, se non funziona, non si fa problemi, De Laurentiis non duri 3 anni se non vinci un cazzo. No, non mangia panettone. Solo la Juve è uno che fa schifo per 3 anni, ripeto, fa schifo per 3 anni, lo tengono solo la Juve, ai noi. Mentre invece Sarri che vince lo scudetto e Pirlo che vince Coppa Italia e Supercoppa lo esonerano dopo 1 anno. Queste sono le cose logiche di John Elkann, vale a capire questo qua. Comunque adesso c'è Giuntoli, quindi stiamo tranquilli, va bene? Ludo, un pensiero finale da parte tua? No, un pensiero finale su quello che vuoi. Ma un pensiero finale, io insomma, un pensiero finale ha rivolto a tutti i nostri amici juventini, alle Grenie Roll, quei pochi che sono ancora rimasti, insomma, di tenere duro fino alla fine della stagione, sperando di qualificarsi per la Champions League, diciamo così, e poi insomma girare pagina e cercare un po' insomma di riunirsi un po' tutti e di fare Juve senza partiti interni, no? Senza notti intestine. Ma dai che dopo 2 pareggi partiranno i Thiago Motta out, dai, lo sai già. I Mottiani, gli antichiani, dai, ma lo sai già, ma siamo un popolo di deficienti. Guarda, lo dico, mi ci metto dentro anch'io, così nessuno si offende. Siamo un popolo, noi italiani, siamo un popolo di deficienti, veramente di deficienti. Cioè, io non litigo con gli interisti, non litigo con i milanisti, non litigo con i tifosi del Parma, anzi non vedo l'ora che il Parma venga in Serie A, litigo con gli juventini, ma ti sembra una roba normale a te questa qua? Ma a te ti sembra una roba normale? A me sembra una cosa inutile, ecco, diciamo così. Le peggiori persone che ho conosciuto, a parte i miei amici Ludovico, Francesco, Salvatore e Massi, che ho conosciuto su YouTube, va bene? Sono tutti juventini, tutta gente fuori di melone. Fuori di melone. Ma un casino di gente. Ma parlo anche di gente che, cioè, della gente assurda che, vabbè, veramente io non boh, fare le guerre tra di noi, che non ha senso fare le guerre tra di noi, però ognuno, mi riferisco alle cose che per quello il mio appello era insomma giriamo pagina, se viene un nuovo allenatore, chiunque esso sia, anche perché pagina, ovviamente si può criticare.
si può criticare. No, senza... abbiamo concesso 3 anni ad Allegri, glieli abbiamo concessi. Vogliamo concedere un anno a Thiago Motta o no? Certo, ma il problema secondo me non è tanto, si può criticare, si può dire quello che ha fatto bene, quello che ha fatto male, ma senza fossilizzarsi sulle... Cioè, il problema è che, parlando di Allegriani per esempio, sono fossilizzati nel difendere Allegri quando ormai i fatti stessi stanno lì a testimoniare che ha fallito. Per cui è quando si cristallizza il pensiero che diventa un'ossessione che non puoi più ragionare. È lì che hanno già la scusa pronta. Se la Juventus dovesse fare bene con Thiago Motta, sai cosa diranno? Bella forza, giunto gli ha preso X, Y e Z. Hai capito? Se toglie Locatelli da playmaker, gliel'hanno per forza. Allegri aveva Locatelli, ma chi lo metteva Locatelli playmaker? Lo mettevo io? Lo metteva Ludovico? Chi lo metteva playmaker Locatelli? Che non sa giocare a calcio Locatelli non sa giocare a calcio. No. Va bene? Io lo dico chiaramente, Locatelli non sa giocare a calcio. Non sa così impiegato, no. Così come gioca adesso, no. È una modesta mezzala, ma il Milan non se lo fa scappare via. Era suo, era della sua primavera, non se lo fa scappare Ludovico, dai Locatelli. Dai, ma stiamo scherzando. Vabbè, comunque, se ci saranno delle critiche, saremo lì noi a cercare di, diciamo così, il primo anno del rientro di Allegri, ho iniziato a criticarlo a febbraio. Va bene? Mm. Non ho, ti ricordi? Sospendo il giudizio. Tutti, devi dirlo che fa schifo, devi dire. Io ho sospeso il giudizio. A febbraio, quando siamo usciti col Villarreal, ragazzi, cioè, ma si hanno preso a pallonate. Il Villarreal, ma che squadra è il Villarreal? Ma stiamo scherzando, dai, il Villarreal. Cioè, è nella storia della Spezia calcio il problema è come siamo usciti, a parte l'eliminazione, come è venuta l'eliminazione? Lì ho detto, allora non ci siamo. Poi l'anno scorso, apriti cielo, quando abbiamo perso col Maccabi Haifa, che siamo arrivati ultimi a pari merito nel girone col Maccabi Haifa a 3 punti e siamo passati solo per la differenza reti, altrimenti andavano loro in Europa League e noi andavamo a casa. E allora lì ho detto, no, caro Allegri, mi dispiace, io ti abbandono. E da quel momento in avanti per me Allegri scomparso. Esatto. Non è mezzo gli ho concesso. Vieni. Posso concedere un anno? Lo vedremo sotto il Vesuvio, allora. Allora, questa ovviamente è una Io lo so. Sono quelle voci che nascono così, che magari iniziano e finiscono, no? Però ripeto, sono curioso di vedere cosa farà Conte, perché se Conte non va al Napoli, io non credo che prenderà Italiano, De Laurentiis. Vuole uno che ha un palmarès. E chi è che ha il palmarès più grande in Italia? È Allegri, se non c'è Conte. Quindi, va bene. Ci faremo un sacco di risate. Sarà un cinepanettone anticipato, dai. Non vedrei l'ora di vedere Napoli-Juve e Juventus-Napoli. Non vedrei l'ora. Poi se vince Allegri contro Thiago Motta, Ludovico, apriti cielo. Se vince il Napoli contro la Juve di Thiago Motta, apriti cielo, come diceva, cielo. Pensiamo in positivo. A me interessa che non ci sia più Allegri. Poi il resto viene da sé. Ludo, io ti ringrazio. Perché poi il corto muso e il culo di Allegri poi si mantiene anche fuori, non è che si esaurisce. Non è che si esaurisce a Torino. È itinerante il culo di Allegri, sono d'accordo, hai ragione. Vi ringraziamo per averci seguito, salvo imprevisti avete visto che 4 amici al VAR è al martedì, perché Ludovico è il giorno in cui può di più, Francesco questa settimana non poteva né lunedì né martedì e quindi abbiamo shiftato per il martedì, ma probabilmente sarà martedì anche il prossimo. Vi ringraziamo di averci seguito, diteci cosa ne pensate, se siete a favore di Thiago Motta, se ne vorreste un altro, che non credo non verrà un altro, o se vorreste addirittura tenere Allegri. Ma se volete tenere Allegri, io vi prego, me lo dico col cuore in mano, scrivete perché, quali sono le motivazioni che vi spingono, perché io ho degli amici in neurologia a Parma che magari vi possono ricoverare a spese, cioè magari non spendete neanche tanto, perché se volete tenerti Allegri, secondo me avete dei problemi, o non siete juventini, allora ci sta, perché non so se hai visto che tutti i giornalisti non juventini difendono Allegri,
come mai secondo te, Ludovico, i giornalisti non difendono? Chissà. Per la Juve di Motta ci prenderemo una cotta. Esatto, voilà, bellissimo. Con questo bellissimo motto riferito a Motta, vi salutiamo. Ciao Ludo, grazie ancora. Ciao a tutti. Forza Juve.